Teseo, il grande eroe ateniese, non era più giovane. Sebbene avesse ancora un fisico brillante, i suoi capelli grigi segnalavano l'inizio del declino. Desideroso di rivivere le sue avventure giovanili, partì con l'amico Pirito, il re dei Lapiti, alla ricerca di sfide. I sentieri tortuosi li condussero a Sparta, dove regnava il re Tindaro. Nel tempio di Artemide si stava svolgendo una festa in cui giovani ragazze danzavano con grazia. Una si distingueva dalle altre. Si chiamava Elena. Si dice che fosse la figlia della regina di Zeus e che fosse la donna più bella del mondo. Teseo fu sopraffatto dal desiderio e la rapì con l'aiuto del suo amico. Elena, nonostante la sua bellezza voluttuosa, era ancora notevolmente giovane ed ingenua. Teseo e Pirito tirarono a sorte chi avrebbe avuto la fanciulla, e il destino decise a favore di Teseo. Il vecchio eroe promise di aiutare l'amico a trovare una donna bella come lui e che fosse anche la figlia di Zeus, ma prima di ciò lasciò Elena sotto le cure di Aetra, sua madre. Non c'era nessuna donna la cui bellezza potesse anche solo assomigliare a quella di Elena. Pirito capì che solo la bellezza di una dea poteva eguagliare quella della principessa spartana. Decise quindi di tenere una dea per sé e scelse Persefone. Come Elena, anche Persefone era figlia di Zeus, ma era anche la moglie di Ade, il signore degli inferi. Nonostante ciò, Teseo e Pirito partirono imprudentemente per il regno di Ade alla ricerca della loro preda. Gli eroi si fecero strada attraverso gli inferi fino a raggiungere il palazzo di Ade. Tuttavia il loro tentativo di rapire Persefone non ebbe successo. A causa di un inganno di Ade, Teseo e Pirito furono imprigionati. Entrambi furono incatenati per anni negli inferi. Sarebbero rimasti lì per sempre se non fosse stato per Ercole, che si recò negli inferi per compiere la sua 12ª fatica, catturare Cerbero. Ercole liberò Teseo, ma mentre cercava di liberare Pirito, un terremoto dimostrò che questa non era la volontà degli dei. Teseo tornò in superficie, mentre Pirito no. Si dice che per punizione sia rimasto imprigionato ancora oggi. Altri sostengono che il re dei Lapiti sia stato divorato da Cerbero. Durante il periodo in cui Teseo fu imprigionato negli inferi, i fratelli di Elena, Castore e Polluce, salvarono la principessa spartana e la riportarono ai suoi genitori. Dopo essere tornato nel mondo dei vivi, Teseo si preparò ad affrontare il malinconico crepuscolo della vita.